com'è noiosa la vita quando non sei innamorato. Io mi annoio a morte. A morte. E non riesco più a innamorarmi. Ne vedo di donne che mi piacciono esteticamente, fisicamente, che hanno qualcosa che mi attrae. Ma mi sento distante anni luce. Già vivevo sulla luna di Mio, adesso senza amore è come se avessi mollato gli ormeggi. Adesso sono su Marte, chissà dove sarò fra qualche mese, fra qualche anno. Sto volando via, ma mi sento distante. C'è chi dice che è una fortuna non essere innamorati, ma io vivo di ossessioni e l'ossessione più bella è quella, no? L'amore. Una persona che ti ossessiona, ti fa soffrire, ti fa gioire. La noia invece rivela la nudità dell'essere. E io sono nudo, anche se sono un uomo camuffato, che si camuffa, sono nudo. Nudo nella noia, denudato dalla noia e dall'assenza di amore. Quindi sono lontano, Sono sicuro che se volessi, per esempio, vincere questo incantesimo, andare con una donna, magari inizialmente, dai, vai con una donna che ti piace, così, senza essere innamorato, sarei molto, come dire, molto impacciato, molto ormai, non so più neanche come approcciarsi, come essere, quale modalità relazionale, cosa... Non mi verrebbe naturale, inizierei a pensare adesso cosa faccio, faccio il duro, faccio l'amorevole, il tenero, faccio il macio, il maschiaccio, chiedo permesso prima di entrare nel suo corpo, faccio la persona educata e poi se non mi piace come gode, se io non piaccio a lei, se non trova le mie spinte pelviche abbastanza rassicuranti per l'orgasmo. È tutto un casino, una palla. Tutto sommato forse non voglio nemmeno innamorarmi perché, essendo un uomo che ama il comfort alla fine, tutto ciò che è confortevole, forse sarebbe veramente una scomodità assoluta, ma è quella scomodità innamorarsi. È quella scomodità di cui probabilmente tutti hanno bisogno, quello squilibrio che spezza l'equilibrio mortale della solitudine. Però è difficile, difficile, difficile innamorarsi a 44 anni, è veramente difficile. Adesso non per dare un'età, però divento molto, come dire, viene quasi la... Diventi selettivo, diventi... Questa no perché cammina con i piedi a papera, quella no perché non mi piace come sorride, quella no perché abita... E non c'è mai una sì. Allora vaffanculo, allora stai così Riccardo, stai così, però delle volte è una noia tremenda, una noia assoluta, infinita. Per quanto la vita mi incuriosisca con le sue infinite sfumature, però senza amore, minchia, senza una persona che ti ossessiona, che ti fa soffrire, che ti fa anche star bene, che ti accarezza, che ti... tutto sommato ho bisogno di carezze e di pompini, appunto. Carezze e pompini, in sostanza. Io ci scherzo, ma... dissetarsi. Senza amore la vita è una grande palla. E allora mi uccido con le sigarette. Fanculo, dico, ma sì, che cazzo se ne fotte.
Sono troppo cerebrale, sto diventando troppo cerebrale, sto perdendo il contatto con l'animale che è in me. Sono fottuto. Devo trovare una che tiri fuori il lupo mannaro che c'è in me. Ho voglia di ululare alla luna e alla fica. Cazzo! Vi rompo le palle con i miei problemi, lo so. Quindi, stop.